Buon anno a voi tutti, italiane e italiani di ogni generazione. Non vi stupirete, credo, se dedico questo messaggio soprattutto ai più giovani tra noi, che vedono avvicinarsi il tempo delle scelte e cercano un'occupazione, cercano una strada. Dedico loro questo messaggio perché i problemi che essi sentono e si pongono per il futuro sono gli stessi che si pongono per il futuro dell'Italia. Incontrando di recente per gli auguri natalizi Barbra Streisand. In un paese finalmente libero e cominciare dall'inizio, liste civiche, i cittadini informati, abbiamo bisogno di questi, non di politici, cittadini informati che sappiano le cose, che si occupano del loro quartiere, della loro città, che non la lasciano svendere da questi partitini e da questi piccoli servi della politica. Carissime concittadine, carissimi concittadini, un 2013 ricco di polemiche e di situazioni, sarò fedele, aspavano. Ma magari per voi è stato positivo, è stato positivo, e che certo. Per noi invece è stato sicuramente impegnativo, tra qualche volata, qualche corso in villa, con o senza fascia, diverse birre, maglie Tevez, corsi di canguri, raptori, zucchette e nel bombo. Insomma, tutti abbiamo avuto il nostro bel da fare. Adesso tracceremo un breve bilancio e poi ci dedicheremo all'anno che sta per arrivare. Il bilancio, perché non l'avete fatto l'isola pedonale? Metro corso è un casino, macchina, smog e bordello. I commercianti e Santa Maria non sono buoni. L'unica cosa, l'unica soluzione, state a sentire a me, è la Zitella. No, Che cos'è? Zitella, la Zitella. no, ZTL, 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 bravo presidente. cioè un paio di TL al giorno a forma di Z, che pure ci stanno un bordello e se non viene niente, almeno si fanno passare a fama. Ma la cosa che ci preoccupa è una sola, il grande d'oggi. Io vorrei dire solo una cosa e poi mi traccio, ma che sta facendo? Ma che spaccino? Per l'anno prossimo un solo proposito, mi voglio preparare perché non mi assindaco. A Santa Maria vogliono fare tutti i sindaco, ma perché non ci posso pensare anche io? Se vengo eletto, mi prometto 5 ville con villa tra quattro, per volate emozionanti, taglio di capelli gratis per tutti ogni 2 del mese, stop alle auto, agli scooter, perché si potrà circolare solo in bici. I provvedimenti saranno comunicati attraverso i messaggi Facebook e chi li capisce è bravo. Ma il resto lo scopriremo solo bevendo. Adesso fatemi inaugurare a tutti un sereno Capodanno. Auguri a chi adesso è ancora lucido e più tardi è disordine e spalà il botto a non somma senso. Auguri a chi ha cucinato portando gente che non può alloggiare. Auguri a tutti i cani di Santa Maria, ai nostri fratelli, perché in fondo siamo un po' tutti un po' passati. Buon 2014!